Nuova puntata di servizio a domicilio, ogni promessa è debito, caro Andreino, anche quest'oggi c'è lui a farmi compagnia. La scorsa settimana siamo andati a fare un giro, un tour nelle frescure della nostra città. Siamo stati nella villa che c'è a Piazza Kennedy, abbiamo visto ciò che non va, o meglio, andiamo a rivedere in pillole, caro il nostro Angheloni. Che cosa è che non è andato nella scorsa puntata di servizio a domicilio a Piazza Kennedy? Vediamolo! Vogliamo far vedere che qui manca l'altalena. Cioè, ci sono le catene, ma non c'è... Se un bimbo si vuole accomodare qui per farci... altalenata non può farsela perché ci manca la seduta. Vi piacciono queste giostrine? A te tu hai detto no. Perché sono rotte. Perché sono rotte. Interessati questo fatto. Il sindaco deve venire qua, deve venire ad aggiustare le giostrine. Eccoli, quanti ce ne sono? Tu come ti chiami? Roman. Roman, siete contenti di queste giostrine che stanno qua? Sì. Pure se sono rotte? No. Dobbiamo aggiustarle queste giostrine. Io ho visto un'altalena rotta. Guarda il ragazzo lì. Dici, che hai visto tu? Un'altalena rotta. Hai visto un'altalena rotta? Ho una spina nell'ano. C'è una rotta. E qua purtroppo solo rotte. La notizia sarebbe trovarne una buona. Suona. Suona. Si sente che suona. Stefano, prego. Salve. Signor, vi rega papuglie si dall'Eb. Sotto all'Eb, papuglie si dall'Eb. Sono un cittadino, volevo sapere, ma in questi locali che ci sono qui a Piazza Kennedy, dove c'è scritto polizia locale, che cosa dovrebbe esserci? Una stazione dei vigili? Non c'è ancora, non c'è niente. Ci sono solo le scritte, quindi? Sì. Ho capito, tra quanto più o meno potrà esserci un qualcosa di concreto al di là delle scritte? Non lo so, sinceramente. Cosa che non decidiamo noi. È responsabilità del comune? Come? È responsabilità del comune. Cosa? Sapere quando potrò venire qui e trovare un agente della polizia locale. Le dico che non abbiamo nessuna sede esterna all'infuori della nostra caserma principale. Che figura di merda. Ebbene, se nella villa di Piazza Kennedy i problemi sono quelli che avete appena visto e rivisto, devo dire la verità, caro Andreino, prima di accendere la nostra telecamera, il nostro microfono e inserire in testa il cappello, abbiamo fatto un giro di perlustrazione qui nella villa comunale, la vecchia villa comunale di Avellino, e devo dire la verità, sono felice di dire che qui grossissimi problemi non ce ne sono, le giostrine sono tutte funzionanti. Bimbi si divertono, manca forse un po' di erbetta, ma di questo ne possiamo fare a meno, si sopperisce diversamente, quindi problemi qui nella vecchia villa comunale di Avellino per servizio a domicilio non ce ne sono. Tu sei bravo, mi terrò in contatto con te. Ma non ti credere, caro sindaco, che ti dirò bravo solo per questo. Tu sei bravo, dottor, sei bravo. No, perché adesso andiamo a fare un altro tipo di servizio a domicilio in un'altra parte della città per far vedere quanto davvero sei bravo tu. Tu sei bravo davvero. Tu sei bravo. No. Comunque potete venire qui, si sta belli freschi, potete venire qua. Quanto fa caldo. Eccoci qua, caro Andreino, ci siamo spostati in un'altra zona della città, nell'incrocio tra via D'Agostino e via De Guglielmo, se non sbaglio, se non erro, perché la scorsa settimana ci hanno fatto una segnalazione i residenti di questa zona per la presenza di un buco sul manto stradale che non era dei migliori. Mentre parlo, il buon Manuele fa bene a mettere come copertura le immagini di questo buco. Ebbene, caro Andreino, ti sorprenderai, ma il nostro Aquaman sta sorprendendo anche noi. Stiamo facendo tutto un altro tipo di servizio a domicilio quest'oggi per far vedere che il buco, come vedi, lo hanno coperto. Lo hanno coperto. Sono stati bravi in questo caso. Addirittura il buco, se non erro, era qui. Hanno ben pensato, invece di coprire solo il buco, hanno asfaltato tutta questa striscia di
di asfalto, di strada. E hanno fatto bene, mi sta sorprendendo il nostro Aquaman, ogni tanto qualcosa di buono la fa e perché non sottolinearla, però io le magagne di questa città, caro Andreino. Ed a proposito di buchi sull'asfalto, sulle strade del nostro capoluogo, qua, come si suol dire qui a Avellino, l'hanno apparato il buco, ma ci sono altre zone della nostra città dove i buchi non vengono apparati. Andiamo a vedere, Andreino. Stiamo andando e andiamo. Stai facendo un video? Sì. Bravo. Vado. Caro Andreino, dicevo, ci siamo spostati in un luogo che ci siamo stati di recente qui con servizio a domicilio, se ricorderai, con quelle belle piogge che con il buon Vittorio abbiamo fatto il giro nel nostro furgone. Perché alla fine di questa strada, quando è venuto a piovere, c'è successo il finimondo tra fango e tutto il resto. Ebbene, ci siamo spostati qui perché, a proposito di buchi, questa strada sta diventando molto, ma molto simile a quella strada di Mercogliano che sono andato a visitare sempre con il buon Vittorio, che era la strada delle piscine, visto che noi abbiamo un sindaco Aquaman, non vuole essere da meno e quindi sta facendo di tutto per portare questa strada a fare concorrenza alla strada delle piscine di Mercogliano. Il primo là in fondo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, anche questi piccolini qua non li sottovalutiamo, 5, 6, 7, Allahu Akbar! 8, 9, 10, 11, attenzione qui, 11, 12, 13, 14, qua hanno provato, Vittorio, vieni qua, no, perché qua c'è da dire, che hanno provato qui a mettere a posto, perché questo mi sembra catrame, perché anche qui ci sono tantissimi buchi, a parte che c'è un via vai di macchine, quindi potete immaginare. Riprendi la macchina, vediamo se la signora va dritta nel buco in questione. Eccolo qui, preso in pieno. Guerrino, non voglio polemiche. Il buco, com'è pericoloso il buco qui, ma non è l'unico, anche qui mi perdonerete se non mi metto in mezzo alla strada a fare la conta, però potete vedere che c'è un via vai di macchine e potrei rimanere offeso di brutto, ma di brutto brutto. Anche qui ci sono tantissimi buchi. Caro il mio Aquaman, come hai apparato quello lì? Cerchiamo. Ancora, hai sentito? Dung dung dung, le macchine che ci vanno a finire dentro. Dung 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 dung. Quel bu, vedi, la signora si frena, anche perché qui c'è proprio una strettoia e le macchine hanno difficoltà a passare, anche per evitare i tanti buchi che si sono formati qui in questa. Ecco qua. Ci fanno il tifo per noi, Andreino. Io hanno detto fallo una chiave, cau comuni Avellino. Ho una spina nell'ano. Bene, facciamoci un po' più qua. Non aver paura, Andreino. Vieni, facciamo. Riprendimi in primo piano il fosso. Non passa nessuno. Voglio vedere. Faccio vedere il piede. La classica prova del piede. Vedi? Piede? Vedi com'è? Un bel buco, arriva una macchina, facciamo attenzione, sennò ci facciamo male. E vedi, qua è proprio praticamente qua sotto è una strada che potrebbe essere usata da qualche da qualche casa produttrice di pneumatici per fare una bella pubblicità per la resistenza degli pneumatici e perché no qualche auto anche per gli ammortizzatori e io vado delle macchine, perché qui è davvero una sorta di montagna russa, anche per cercare di evitare tutti questi buchi, perché altrimenti la macchina va ogni settimana dal meccanico. Lì c'è un'altra bella voragine. Riprendiamo la voragine, guardiamo la macchinina che ci va a finire dentro. Guarda la voragine, guardala. La signora è stata brava ed abile. 10 punti alla signora che ha evitato il buco. Vedi? Salve signora, salve. Voglio vedere se qualcuno è talmente bravo a prenderlo questo buco. Vediamo, attenzione. Preso, vedi? Guarda, quindi guarda le difficoltà. Qua già è stretto, perché è stretto. Poi le macchine devono fare lo slalom tra i vari buchi che ci sono qui. E quindi il pasticcio è servito. Però una cosa che vorrei farti notare, Andreino, qui già è stata asfaltata diverse volte. C'è la luce del sole, mi faccio più qui.
Mi ci vedi adesso? Non mi ci vedi ancora? Dove me ne devo andare? Va bene qui. Stai facendo un video? Sì. Bravo. Va bene qui, però io ti voglio far riprendere lì. Che riprendi me. No, perché volevo far notare che qui la strada comunque è stata più di una volta riasfaltata. E come puoi vedere sono i diversi strati proprio di asfalto. Primo strato, secondo strato, terzo strato, quarto strato, sembra quasi uno scioglilingua. Fatto sta che comunque qui ci sono buchi, ci sono pertusi dappertutto. E cioè, bisogna fare qualcosa. E sono state zingari. C'è da fare, c'è da fare, c'è da fare. Fa una canzone del genere, fa così. Salve! Il signore Andreino, ti dico, si è messo la cintura di sicurezza per paura che tu lo riprendessi senza cintura. E quindi prima di si è messo la cintura. Bravo! 10 punti anche al signore. punti anche al signore. E vedi lì, Andreino, guarda, l'inghippo è qui. È qui. Perché? Sì, ci chiamano. Signora! Cosa? Di qua! E che cosa c'è? Non la sento, Andrea, non la sento. Possiamo parlare a citofono, così la sento. Ma non so se sta parlando con me, Andrea, mi sta prendendo un dubbio. Non so se sta parlando con me la signora. Agazzaro! Non so se sta parlando con me. Perché sta guardando verso il basso, forse sta parlando con qualche giovanotto giù e io ho fatto una figura di... come dice Emilio Fede. Che figura di merda. Praticamente sì, non so se sta parlando con me, se sta parlando con me mi richiama, altrimenti no, io non la capisco. Che figura di merda. Vabbè, fatto sta, abbiamo ripreso questa bella groviera. Dicevo, l'inghippo è lì, perché vedi com'è stretta quella strada lì, è proprio stretta. È stretta e lì praticamente due auto non ci passano, quindi qua bisogna fare a turno per passare, ma non siamo qui per parlare della viabilità e dei... Ah, ok, sta parlando con noi la signora. E che cosa c'è alla fine di là? Vado di là. Ah, ok, quindi qua dietro, grazie. Grazie, ok. Assodato che non ho fatto una figura di cacca. E mi ha dato una segnalazione live che adesso andiamo a constatare, Andrei. In pratica dobbiamo andare du là, c'è qualcosa, lo troveremo. Comunque abbiamo assodato che qui il nostro Aquaman sta facendo di tutto per creare un'altra strada delle piscine. Salve! Come? No, niente, tranquillo! Ok, di che voleva parlare il signore? Di male. Di male in peggio voleva parlare il signore. Di male, qua c'è già qualcuno che è il male in persona, cioè il male in persona. Ho una spina nell'ano. Ebbene, caro Andreino, andiamo a vedere questa segnalazione live che ci ha fatto la signora, dopo aver constatato la strada delle buche di Avellino. Salve. Ebbene, ti piace questa cosa? A me non tanto. Abbiamo tanto elogiato all'inizio di questa puntata di servizio a domicilio il nostro Aquaman per la villa comunale che è in buono stato, per aver apparato un buco. Poi veniamo qui e come sempre si perde. Il nostro Aquaman si perde perché questa strada qui è totalmente abbandonata. Se ne devono andare a fanculo. Ci sono solo i topi, mi hanno detto, caro Andreino, i miei carissimi e fedelissimi amici topi. Faccio un annuncio: ci sarà una puntata speciale di servizio a domicilio per il grande ritorno, lì dove ci sono i miei amici che mi aspettano. Squit. Se ne devono andare a fanculo. Mi tremano le gambe. E vabbè, andiamo a prendere il nostro bolide, il nostro furgoncino, andiamo a vedere qua dietro la segnalazione che ci ha fatto la signora, anche perché, Andrino, la signora ci sta fissando per vedere se noi la ascoltiamo oppure no. Quindi, visto che noi siamo la prima TV,
siamo la TV della gente. Andiamo a prendere il nostro bolide, andiamo a vedere la signora che cosa dice. Attenzione che mi cadi dentro qui e poi ci facciamo le risate. Andiamo Andrino, andiamo. Stai facendo un video? Sì. Bravo. Caro Andrino, siamo andati a farci il giro lì dove la signora ci aveva indicato un disservizio. Sarà che non lo abbiamo trovato. Uno, la possibilità è: io non ho capito la signora che voleva. Due, la signora non si è fatta capire. Fatto sta che noi non abbiamo trovato nulla di utile per noi di servizio a domicilio, però mi sono ripromesso che ci torno. La signora era molto simpatica, così mi faccio spiegare qual era il disservizio che ci aveva segnalato e noi non siamo stati in grado di trovarlo. Fatto sta che con Andreino siamo ritornati nella nostra casa, la nostra casa base, cioè la nostra redazione di Prima TV, per chiudere questa puntata di servizio a domicilio divisa tra la prima parte. Aquaman era bravo. Tu sei proprio bravo. Sì, ci sono problemi allora tecnici. Perché la villa era buona, aveva parato il buco. D'altra parte Aquaman era bravo. Tu hai un dono. Perché abbiamo visto la strada in che condizioni era. Fatto sta che vi ricordo ancora i modi che avete per interagire con noi, per le vostre segnalazioni, telefonando al numero fisso 0825 31 399, mandando una mail a redazione@primatv.it. potete rivedere questa puntata di servizio a domicilio sul nostro profilo YouTube di Prima TV. Alla prossima puntata, e chissà che non ci sarà un remake, un qualcosa di molto simpatico organizzato da noi. Provo una cosa mai provata prima, caro Andreino. Ci provo. Alla prossima puntata. Ci provo, non mi dire di no. Vado. Che loffia che sono. Alla prossima puntata. Stai facendo un video? Sì. Bravo. Che figura di merda.